Buonasera, spero di essere chiara, non a livello di Anna Manfredi, che lei è bravissima e chiarissima e ha detto le cose in maniera molto, molto fluida, perché anche perché questo è un argomento un po' complesso. Visto che l'ho dovuto organizzare in tempi brevissimi, mi sono focalizzata su un aspetto che è quello delle eclissi. Allora, l'intervento di Mario sarebbe stato quello di parlarci del nostro futuro, del prossimo anno, di come potrebbe svolgersi questo 2023 che abbiamo iniziato. Fare un passo indietro per diciamo spiegarvi un po' una tecnica che io utilizzo, previsionale ovviamente, basata sulle eclissi. Allora, le eclissi sappiamo tutti che sono un momento cosmico che coinvolge la Luna, la Terra e il Sole e i nodi lunari. So che certi termini probabilmente non lo diranno nulla. I nodi lunari sono il punto in cui l'orbita del Sole e l'orbita della Luna si intersecano. Sono due e vengono detti nodo nord e nodo sud. Questi due punti, diciamo virtuali, perché non sono dei pianeti, sono tenuti molto in considerazione anche da altre astrologie come quella vedica, indiana, cinese, molto più che nella nostra astrologia, che è quella occidentale. Dunque, noi abbiamo avuto questi ultimi 3 anni in cui il mondo è cambiato, siamo cambiati un po' tutti. E voglio partire proprio allora, premetto che quello che vedete è un grafico del tema, in questo caso, dell'eclisse del 6 gennaio 2019. Vi farò vedere tutte le eclissi, come si sono configurate a partire dal 2019, perché ci sono stati degli aspetti in questi ultimi anni che hanno appunto determinato tutto quello che abbiamo vissuto. Molti si sono chiesti, ma l'astrologia come mai? Cioè, se l'astrologia avrebbe potuto prevedere quello che ci sarebbe accaduto? Sì, l'astrologia ha previsto che sarebbe potuto accadere qualcosa. In particolare l'astrologo André Barbeau, che è morto pochi anni fa, è un astrologo francese e lui ha studiato moltissimo, o meglio ha messo a punto una tecnica che chiamava dei cicli planetari, in effetti. Premesso anche che gli ultimi 20 anni, noi andiamo parecchio indietro, sono stati anni molto
e fino almeno al 2030 ci sarà un picco più alto, quindi una ripresa enorme, perché poi vedremo che i pianeti si configureranno a partire già dal 23, 24 e 25 in particolar modo, in una maniera molto più armonica, che darà la possibilità al mondo intero, all'umanità, di fare un grande salto di tempo. Questo anche dovuto al fatto che il pianeta Plutone quest'anno, per soli due mesi, poi tornerà di nuovo in Capricorno, ma per soli due mesi si affaccerà nel primo grado dell'acquario, che anche se non si mastica l'astrologia, abbiamo sentito parlare spesso dell'acquario, non voglio chiamarla era dell'acquario perché ci sono molte idee differenti su quando veramente potrebbe entrare in sera dell'acquario, però l'acquario è sempre stato configurato come un segno di grande apertura, di grande anche libertà, di evoluzione, un segno veramente evolutivo, soprattutto dal punto di vista sociale. Quindi, ritornando a questi grafici, vi faccio vedere, se riesco un attimo a fare, qui vedete la prima crisi del 2019, non guardate tutte quelle linee, non guardate tutti i pianeti perché altrimenti vi confondete, che si sono scatenati.
vedremo che anche Giove, che sta in questo momento in Sagittario, proseguirà il suo cammino e si andrà a congiungere a Saturno e Plutone. E questo è accaduto, questa è l'altra eclissi ancora, come vedete, il Sole, la Luna e il Nodo in opposizione in questo caso, ma c'è sempre una relazione Nodo congiunto a Saturno e Plutone, Saturno e Plutone in opposizione a Luna e Sole. Quindi ancora un'altra eclissi del 2 luglio 2019 con questo aspetto. Ancora una volta ci troviamo nel 16 luglio con Saturno, Plutone, la Luna e Saturno, il Sole in opposizione, quindi ancora una volta questo aspetto e ancora una volta questa del 26 dicembre 2019. Arriviamo al 26 dicembre 2019 dove si è prefigurato già quello che sarebbe potuto accadere, cioè già si sentiva parlare di qualcosa in questo momento. Questa eclissi è importante perché c'è un metodo predittivo che si basa sul ritorno solare sui gradi dell'eclissi, cioè quando un'eclissi è particolarmente potente e il Sole ci ritorna sopra e si forma di nuovo, anche se non è un'eclissi ma una semplice luna piena o luna nuova, e se chiaramente corrisponde a quei gradi, e in questo caso il 4 del Capricorno, si potrebbero verificare degli eventi legati a quel momento precedente. Questo può accadere anche come è successo adesso, dopo due anni. Vi riporto qui adesso all'ultima eclissi che si è verificata, luna piena luna, non era un'eclissi, era una luna, ma un'azione che si è verificata proprio a 4 gradi di Capricorno, il Sole e la Luna sono diventati nuovi e guarda caso abbiamo ricominciato a sentir parlare di Covid, cioè si è riaperto un canale, un nuovo dibattito, ma questo non ci deve preoccupare, è soltanto per farvi capire come gli aspetti e le configurazioni ci parlano, perché vi ricordo che l'astrologia è un codice universale che va interpretato, deve essere interpretato in qualche modo. Ora, questa, abbiamo detto, questa del 26 dicembre 2019 è particolarmente importante perché è quella che ci ha traghettato in questi almeno due anni, 20, 21 e 22, in un momento molto critico. Giove si stava avvicinando sempre di più, come vedete, è entrato in Capricorno, Plutone e Saturno sono strettamente congiunti, questo è un aspetto che si verifica molto di rado, è veramente forse anche una volta in un secolo, non è una cosa molto molto, questo triplice proprio praticamente aspetto, cioè quando Giove poi si unirà a Saturno e a Plutone, che è proprio il momento in cui è scoppiato il tutto. Infatti il 10 gennaio ancora non avevamo idea di cosa sarebbe potuto accadere, però era un'eclissi, era una luna piena, era congiunto il Sole a Plutone. Quindi ancora una volta ci siamo ritrovati in questo Plutone e questo Saturno che hanno determinato gli eventi. Siamo a gennaio 2020 qua, giusto? Sì, gennaio 2020 c'è scritto sul Plutone. Per ogni 100-200 anni c'è la condizione di Plutone e Saturno, anche di più. Sì, dura parecchio. Sì, che sono molto lenti. Si è trovato con Giove, allora Giove per farvi capire
benevolo e positivo. Il problema è che non è sempre così, perché se Giove si trova in un contesto o trova un contesto nel momento in cui raggiunge dei gradi, raggiunge dei pianeti, può diventare espansivo, cioè espande quello che trova. E questo è il compito di Giove. Di solito porta fortuna, ha una buona nomea, diciamo, è considerato il pianeta più benevolo, però c'è anche questo aspetto, diciamo, la ombra, se vogliamo chiamarlo così, che in tanti casi purtroppo ci dobbiamo convivere con questo, anche con questo, con questa possibilità. Un'altra cosa che è importante, soprattutto per quanto riguarda le eclissi, è la posizione di Marte. Ora noi vediamo, per esempio, in questa del 21 giugno, che poi il 21 giugno, solstizio d'estate, si è verificato un'eclissi e una luna nuova, cosa che non sempre accade. Quindi è diventato un punto veramente molto molto cruciale questo. Vediamo Marte che cosa comincia a fare, perché da questo momento che noi abbiamo Marte che sta qui, non solo è congiunto a Nettuno, vi ricordo che Nettuno sta nei Pesci già da molti anni, dal 2012 sta nei Pesci Nettuno, e Nettuno ha a che fare con la sanità. Infatti, per curiosità, sono andata a guardarmi nel momento in cui Nettuno è entrato nel 2012 in Pesci, abbiamo avuto con il governo Monti la riforma della sanità, è stato introdotto tutto quello che riguarda la spending review. La spending review. No, perfetto. Quindi sono state introdotte delle innovazioni proprio all'ingresso di Nettuno in Pesci. Questa cosa noi ce la siamo portata perché a parte questo rapporto che c'è, cioè, come vedete qua la congiunzione tra Pluto e Giove si sta proprio perfezionando, si è perfezionato. C'è un rapporto anche con Nettuno, in questo caso è un sestile, ma per come io la vedo, io non considero gli aspetti tra i pianeti positivi o negativi, li considero degli aspetti, quindi va valutato di volta in volta se quell'aspetto può essere positivo o negativo. È chiaro, nel caso di un sestile o di un trigono dovrebbero essere aspetti positivi, ma a volte può succedere che non si chiama, o che determinano anche degli eventi che non ci aspettavamo. Cerco di andare abbastanza veloce perché ci sarebbero tantissime cose da dire, però non abbiamo tempo, esatto. E a questo punto salto, vado direttamente eccola qua, questa è quella che vi dicevo, 23 dicembre 2022, la lunazione, questa è una lunazione, sole e luna a 4 del Capricorno, cioè a 1 del Capricorno, ma praticamente si formano gli stessi gradi, del 23 dicembre 2022, e guarda caso proprio in quel periodo noi abbiamo avuto una nuova, cioè ci viene fuori di nuovo questo argomento. L'anno prossimo, parliamo direttamente dell'anno prossimo, vi faccio anche un'altra premessa. Il 2020,
pensato l'anno 2015, cioè quello dell'esplosione della pandemia, delle restrizioni, delle usure, eccetera, eccetera. Per l'astrologia cinese era un anno nuovo. Quell'anno, quando io vidi questa cosa, già mi cominciai a preoccupare, perché l'anno, cioè il topo per i cinesi è un animale sporco che vive in un luogo sporco e che porta malattie. Quindi già questo ci ha fatto un po' preoccupare. Il 2021 è stato un anno del bufalo, il 2021 è stato l'anno del bufalo, quindi un anno di resilienza, perché è un animale. Abbiamo dovuto resistere praticamente nel 2021. Il 2022 che cosa è successo? Anno della tigre, è scoppiata la guerra, perché la tigre è un animale aggressivo. Quindi anche su queste cose troviamo molte analogie. Il 2023 fortunatamente è l'anno del coniglio. Il coniglio è un animale mansueto, io sono sicura che la guerra e può finire addirittura agli inizi perché l'anno cinese entra fine gennaio, insomma inizio febbraio. Penso che avremo delle buone notizie anche da questo punto di vista e si troverà un accordo, perché è un animale che porta anche dialogo e cinesi. Questo perché si stanno distanziando Giove da Saturno. Sì, poi un virus da guerra, congiunto nel febbraio 2020 a Giove, a Saturno, Plutone è fatto un virus e poi la guerra due anni. Dovremmo approfondire il prodotto scontro. Plutone che è quello da studiare, perché è quello che è più pericoloso di tutti. Si parla tutto con la sono un po' nuvolosi. Oh,
avrà Saturno in un aspetto positivo, quindi potrà sicuramente beneficiare e costruire molte cose. Ma cosa conta? Cosa conta di tutto sommato? Un inizio di anno abbastanza positivo perché gode ancora del favore di Giove. Successivamente la seconda parte dell'anno potrebbe essere un po' più nuvolosa, diciamo così. La Vergine, ce l'abbiamo detto, la bilancia più o meno è abbastanza positiva, diciamo, cioè tanti sogni e così via. Lo scorpione è stato messo con le nuvole perché si troverà a Giove in opposizione. Io su questo non sono molto d'accordo, perché Giove in opposizione non sempre è una cosa negativa. Come vi dicevo prima, Giove spande quello che trova, per cui non è l'opposizione una cosa particolarmente negativa, in certi casi. Certo, se trova però una situazione, diciamo un tema piuttosto difficile, con degli aspetti già di suo di nascita difficili, potrebbe andare ad accentuare quello che trova, però diciamo che io lo metto un po' metà e metà. Scusa, che il cuspide che subisce, che il cuspide sta a cavallo tra i due segni. Allora no, il cuspide o è di un segno o dell'altro. Io sono 23 ottobre, dove mi posiziono? Devi guardare, allora devi guardare. Ma dicono bilancia scorpione, quindi non so. Essendo cuspide, così mi dà la vera, il capricorno, va abbastanza bene anche perché avrà il passo di Giove. I pesci, allora, c'è l'acquario, è un po' così. E i pesci avranno Saturno dei pesci, non è detto che quando Saturno sia il segno debba portare per forza cose certe, però potrebbe invece consolidare molte cose. Con Saturno nel segno di solito si può anche sposare, si può incontrare anche una persona, l'anima gemella, non è detto che sia negativo, dipende sempre con quello che trova. Quindi io così vi concludo questa carrellata velocissima e spero comunque che vada tutto bene, che le cose migliorino, ma miglioreranno, io sono sicura di questo, quindi saremo tutti migliori e ci dimenticheremo presto di tutto quello che è successo. Maestro. Devo fare un ringraziamento.